Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo nella zona Chianicella, nei pressi di Casenuove di Ceciliano. Buonasera, ciao. Beppe Marconi. Ciao, ciao. E allora torniamo a parlare purtroppo dei rifiuti abbandonati. In questo caso l'assegnazione era di un consigliere comunale, Mary Cornacchini, che prima di diventare consigliere comunale ha fatto tante battaglie sul degrado, ma continua a farle anche adesso che è consigliere comunale. Vedete queste foto che ha pubblicato, c'erano insomma addirittura dei mobili lasciati qui in zona, e poi c'erano anche queste, come le possiamo chiamare, lamiere, amianto, che cos'è secondo te? No, sono proprio è amianto, sono quelle coperture in amianto, in fibrocemento amianto, che negli anni 70-60 hanno spopolato, e quasi tutti i capannoni e strutture sono stati fatti tutti con questa roba qui. Arezzo è strapieno di questo amianto, che logicamente così è pericoloso, perché logicamente vedi che si spacca, dove si spacca lascia andare le fibre che sono cancerogene. Poi sai che le fibre sottilissime, cioè, vengono inglobate dall'uomo, sì, esatto, e non riesce a smaltirle. Il problema è quello, sì. Poi crea tumori logicamente ai polmoni. E questo sicuramente è stato eliminato a qualche tetto, è stato buttato qui così. Però logicamente andrebbe trattato, sono delle ditte apposta specializzate che devono trattare questo con appositi accorgimenti per far sì di non prendere poi malattie. Niente, ho detto, Arezzo è piena di questo. Generalmente dove non vengono sostituiti vengono trattati con dei materiali particolari che evitano appunto il diffondersi delle fibre che dicevi tu, oppure se no vengono addirittura ricoperti con altro materiale in ferro con la stessa struttura, in modo tale appunto che rimangano lì chiuse e che non rilasciano assolutamente niente. E niente, questa è la solita civiltà degli aretini o di qualche aretino che si diverte oltre a buttare qui gli sfrondi di taglio delle rose, sono rose, no, non sono rose, ma sono piante sempre da giardino, sì, e lascia tutto qui, come se Aisa fosse obbligata a prendere il tutto. Sei, va bene, scusa. Cioè, Aisa c'è, ma non se ne occupa più. Aisa c'è, non se ne occupa più, hai ragione. Aisa ha partecipato adesso di capitale in un altro, non fa più il servizio, e poi buttano l'amianto e buttano anche i mobili qui. Ecco, i mobili sono stati presi, che non è un rifiuto ovviamente speciale, sì. E quindi, però siccome è già diversi, una ditta specializzata, però è già diversi giorni che questi sono qui, chi la deve chiamare questa ditta specializzata? Sei a questo punto qui, che ha trovato, ha preso i mobili, chi ha preso i mobili ha visto che c'era questo, e logicamente penso che chiamerà la ditta specializzata per poter rimuovere questo amianto. Ma di solito, cioè, chi se ne è disfatto dovrebbe pagare lo smaltimento poi con queste ditte specializzate? Sicuramente sì, ecco. Paga lo smaltimento, perché il costo è sia la rimozione che poi rifare la copertura, e questo logicamente sono ditte specializzate che fanno questo, che prendono l'amianto e poi lo portano in appositi depositi dove questo viene trattato. Sai quanto può costare? Parecchio. Tipo? A parte che qui magari ne ha portate un po' qui, un po' da ma sai, dipende dalle dimensioni del tetto, dipende dalle dimensioni dell'amianto da smaltire, dipende da una serie di cose, il prezzo. Il prezzo varia, ora non mi dire esattamente quant'è, però io ti dico che sono diversi soldi. Diversi soldi, e quindi è più facile buttarlo qui, esatto. Incivilmente. Esatto. Tanto poi la comunità paga per poter fare l'emozione, invece lui che lui ha portato. Paga su. E poi crea un potenziale danno. Lui impaga anche la cartella dei rifiuti, perché magari di un altro comune la butta qui ad Arezzo. Vabbè, molto facile fare così. Senti, tirare il sasso e nascondere la mano. Tra le misure che si annunciano, ma era una cosa che mi pare era stata, non mi ricordo se è annunciata o messa in atto anche dalla giunta Fanfani, quella degli ispettori ambientali. Adesso pare che entreranno in funzione, non so tra quanto, non è che possono essere dappertutto ovviamente. Può essere però un deterrente, anche se poi queste cose le faranno la notte, quindi è difficile secondo me in zone poi periferiche essere lì con l'ispettore ambientale. Ma diciamo che può essere un deterrente sicuramente, perché sono delle persone che girano, che vedono, che guardano, sicuramente qualcosa possono trovare, qualcosa possono fare. Logicamente non sarà la panacea di ogni male, sicuramente continueranno, chi vuole continuare a buttare di notte tutto questo. E quindi già l'inciviltà dà fastidio, quando poi comunque è potenzialmente pericolosa per la salute dà ancora più fastidio, no? Sicuramente sì, a parte generalmente abbandonare i rifiuti è sempre dannoso per la salute, ma in questo particolar modo veramente
diciamo veramente veramente pericoloso, perché come vedi, appunto, dicevo, si spezza, si sfalda, sono spezzate, e quindi di conseguenza qui rilascia fibre di amianto che poi sono cancerogene. Bene, salutiamo Beppe che è richiestissimo, la sua linea è rovente, è vero, sei un po' esatto. Il pronto intervento, esatto, ti chiamano per oggi tutte sì. Le cose. Oggi sì. Ora c'è un problema, chiamiamo va Giuseppe bene. Marconi, va bene. Vuole che risponde, che... ciao. Ciao, pronto?